siamo venuti per pregare. E guarda qui. Sono i cambiamonete. Per le offerte nel tempio ci vogliono le monete sacre. Lo so. Lo so. Com'è il cambio oggi? Onesto. Se vieni da me è sempre onesto. E hai un buon guadagno? Onesto. Dio non ha bisogno di un tempio. Tantomeno ha bisogno di cipressi, di animali sacrificati o di sicli. Pretendi che i fedeli facciano offerta di monete romane con le immagini di falsi dei? Questo pretendi? Vuoi trovare degli dei pagani nel tempio? Tutte le monete straniere devono essere cambiate in sicli. Questo è quello che dice la legge. Io la rifiuto, la tua legge. Io ho una nuova legge e una nuova speranza. Cosa? Dio ha cambiato idea sulla vecchia legge? No. Lui crede che i nostri cuori meritino qualcosa di più, questo è tutto. E questo caos la tua nuova legge? Come puoi pretendere? Come posso? Io pretendo perché io sono la fine della vecchia legge e l'inizio di quella nuova! Rifletti prima di parlare. Non devi andare via. E quando dico io, Rabbi, intendo dire Dio. La tua è una bestemmia. Non te l'hanno detto. Io sono il santo della bestemmia. Cerchiamo di intenderci meglio. Non sono venuto a portare pace, sono venuto qui con la spada. Continua a parlare così e ti uccideranno. Io ho ucciso? Ascoltami. Questo tempio verrà distrutto in 3 giorni. Verrà completamente raso al suolo. Non resterà una sola pietra per poterlo ricostruire. Credete forse che Dio appartenga soltanto a voi? Vi sbagliate! Dio è un'anima immortale che appartiene ad ognuno di noi, a tutto il mondo. Vi credete superiore agli altri? Dio non è un israelita! Mago, guariscimi! Curaci! Donaci la ricchezza! Guariscimi! Fa un miracolo! Vuoi che entri zoppo nel regno di Dio? Non toccatemi! Siete pieni di odio, andate via! Dio non vi aiuterà! Fai guarire, Nazareno, o non lascerai vivo questa città! Vattene! Nessuno può forzare la mano di Dio! Giuda, che ti succede, fratello? Avevi ordine di ucciderlo, perché non l'hai fatto? Si comporta come un profeta, perché lo segui? Hai sentito quello che ha detto Saulo? Sì, l'ho sentito bene. Noi abbiamo giurato contro Roma. Non vedo niente che sia contro Roma in tutto questo, solo giudei contro giudei. Allora non l'hai ascoltato.